Buonasera, buonasera a questa serata di una diretta straordinaria su Libri TV. Io sono Gianni Colacione e abbiamo un collegamento, appunto, un giorno fuori dal comune con Esmail Moades, che Esmail è già nostro ospite, è stato su Libri.tv, portavoce dei laureati iraniani in Italia. Grazie Esmail, lo salutiamo ovviamente. Grazie di essere su Libri TV e parliamo delle elezioni presidenziali in Iran che si terranno il 14 giugno, quindi domani. È importante per dare, ovviamente siamo sempre un po' attenti, facciamo il possibile per essere attenti un po' sulle panoramiche internazionali per quanto riguarda ovviamente, diciamo, lo sviluppo delle democrazie anche nei paesi lontani dal nostro. E come Esmail appunto cercheremo di dare un po' di informazioni e di vedere un pochino questo processo elettorale, come si sta svolgendo, diciamo, tutta la parte preparatoria e anche quello che si preannuncia. Allora, cominciamo intanto a dire di cosa si tratta. Se Esmail è d'accordo, io darei a lui la parola per fornire in atto sinteticamente un quadro un pochino dell'assetto dei poteri in Iran, di che cosa si tratta con esattezza. Poi ovviamente in ordine che direi cronologico parleremo un po' anche delle candidature, un po' diciamo dei vari poteri in campo e delle varie influenze su questo che ci sono. Parola a Esmail. Buonasera Gianni a te, a chi ci ascolta. Dunque, è molto difficile parlare delle elezioni in un sistema teocratico quale pienamente il regime iraniano. D'altra parte è difficile parlare delle elezioni in Iran perché purtroppo i mass media, almeno qua in Italia o anche a livello internazionale, parlano delle elezioni in Iran, dei candidati, di corpo elettorale, eccetera, eccetera, come se fosse l'Iran un paese libero e democratico, però la realtà dell'Iran è ben diversa, nel senso che secondo la Costituzione della Repubblica Islamica, la figura della Presidente della Repubblica ha tutt'al più tra 10% a 20% del potere, per cui del potere esecutivo. Anche nel passato chi più chi meno ha dimostrato che davvero non conta nulla, semmai potrebbe essere un portavoce di una politica, diciamo, decisa, segnalata dal leader spirituale che in questo momento è Khamenei. Quindi, ripeto ancora, è difficile parlare delle elezioni, anche perché poi se in passato, diciamo, una parte della popolazione poteva usare le urne come un referendum votando contro candidato ufficiale oppure quello più vicino al leader spirituale, oggi diciamo che non ha neanche più questa voglia di andare alle elezioni, davvero una presa in giro. Questo, diciamo che tra le popolazioni iraniane è una cosa ben nota, anche se da noi qua in Italia ci sono giornalisti, gli analisti un po' più zelanti che insomma cercano in qualche modo descrivere la realtà dell'Iran, quello che non è. Io per esempio l'altro giorno leggevo un noto analista su una nota rivista che all'inizio questo analista diceva, appunto affermava la difficile e complessa realtà della politica iraniana, quindi lui diceva che insomma bisogna andare con piedi di piombo, eccetera eccetera. Poi alla fine, quando presentava i candidati, chi leggeva dice: ah, allora la crisi politica c'è in Italia, in Iran no, in Iran probabilmente il regime iraniano
a 185% di popolarità. Questo, uno che leggeva, deduceva questo. Però insomma, quello che possiamo affermare è che le elezioni presidenziali in Iran non cambiano la situazione iraniana, né sul livello interno, né tantomeno sulla politica internazionale, perché soprattutto se in questo momento la problematica del regime iraniano è con la comunità internazionale, questa politica viene decisa completamente dal leader spirituale, cioè Khamenei. Per cui, diciamo, chi uscirà dalle urne intanto decideranno, diciamo, nelle stanze buie, ma in ogni caso davvero non cambierà molto. Ho capito. E quindi comunque sia, la carica che si va a rileggere è quella del presidente. Attualmente è Ahmadinejad, che quindi è un uscente. Come tu hai giustamente ci hai spiegato, ci sta un livello superiore a quello della politica, diciamo, che è quello del potere religioso, in pratica, essendo una teocrazia, con gli Ayatollah, e in questo periodo Khamenei è, diciamo, la figura di riferimento. Però ci sono state ovviamente delle candidature, probabilmente anche per dare una parvenza di partecipazione. Queste candidature che sono state, se non sbaglio, e qua appunto volevo richiamare appunto a te, che tu ci spiegassi in modo più dettagliato, sono state passate a un vaglio, un'approvazione da parte appunto di un consiglio, se non sbaglio, dei guardiani. Ecco, che cosa è successo e di cosa si tratta? Dunque, diciamo che ufficialmente si sono candidati 686 candidati in questo turno. Diciamo che ovviamente molti erano politici oppure comunque personaggi di pochissimo conto, però di quelli che non sono passati al vaglio del Consiglio dei Guardiani, dobbiamo ricordare due tipi di personaggi. Mentre altre volte il leader spirituale aveva una indicazione, dava indicazione, aveva una politica ben chiaro impersonato da un personaggio, per esempio la volta scorsa, nel 2009, quando in quelle situazioni che ben si sa è uscito Ahmadinejad per la seconda volta dalle urne, Khamenei un anno prima mi aveva detto che tu ti devi preparare per cinque prossimi anni, nel senso che un anno prima della scadenza già aveva detto pubblicamente che tu sarai presidente anche la volta successiva. Mentre questa volta questo non è accaduto, perché dopo quello che è successo tra, diciamo, il regime e la popolazione con le manifestazioni oceaniche, poi successivamente ciò che è accaduto tra Ahmadinejad e Khamenei, quindi diciamo che ha fratturato la figura di Khamenei, per cui lui non ha potuto concentrare, diciamo, gli uomini a lui vicino, per cui diciamo che bene o male quelli che erano strettamente vicino a Khamenei erano almeno una trentina di persone, che ovviamente Khamenei non ha potuto dir loro candidati o non candidati, quindi questo è una cosa molto importante. Però la cosa più importante ancora, le eliminazioni dal Consiglio dei Guardiani
un personaggio importantissimo, cioè Hoshemir Rafsanjani. Lui praticamente dopo Khomeini è l'uomo più rappresentativo della Repubblica Islamica. Lui è stato, diciamo, eliminato dal Consiglio dei Guardiani apparentemente per motivi dell'età, lui ha 79 anni, mentre diciamo che nessuna legge, né tantomeno la Costituzione, vieta uno per motivi di età candidarsi o no. Allora, questo diciamo che accettando la candidatura di Rafsanjani poteva portare diciamo, un peso molto importante a livello del vertice del regime, che poteva praticamente mettere in forze la linea dura che ha adottato da molti anni Khomeini con diciamo, la comunità internazionale. Quindi, dopodiché, se per esempio Rafsanjani passava al vaglio, era molto più complicato scartarlo con brogli elettorali, ciò che è accaduto nel 2009. Per cui, perfino si dice che la maggioranza dei consigli dei guardiani, che è un consiglio non elettivo di 12 persone, si dice che insomma c'era una maggioranza che lo avrebbe passato. Invece Khomeini ha mandato un altro membro diciamo di sicurezza ad intimare in realtà, e quindi insomma lui è stato eliminato. Altro personaggio eliminato, diciamo di sicuramente di levatura molto minore, ma comunque è rappresentativo, è il delfino, il consorzio di Ahmadinejad. Che Ahmadinejad in questi ultimi due anni della sua presidenza l'aveva, diciamo, lanciato, sponsorizzato in maniera molto vigorosa. È stato eliminato anche lui. Dopodiché comunque sono passati otto persone al vaglio del Consiglio dei Guardiani. Due di questi hanno già, si sono già ritirati, rimangono altri sei. Che ciò che è allucinante leggendo i giornali, la stampa italiana, no? Creazioni, invenzioni di nuove locuzioni per definire questi personaggi: conservatori, conservator moderato, moderato, riformista, eccetera, eccetera. Io credo che con questi neologismi veramente Zanichelli deve mettere molti, deve mettere nel vocabolario questi vocaboli che sono costretti a inventare per definire così i candidati del regime. Parlo subito del candidato che qui in Occidente lo fanno passare per moderato, cioè un mullah, Hassan Rouhani. Hassan Rouhani è un elemento molto vicino a Khomeini. Lui attualmente è rappresentante di Khomeini nel Consiglio di Sicurezza Nazionale. Lui è stato un membro sempre di establishment del regime. Quindi il fatto che intanto abbiamo più volte parlato che cosa vuol dire riformismo nella Repubblica Islamica. Quindi questo per quanto riguarda la figura del riformista. Poi altri candidati, uno è un ex primo ministro, ministro degli esteri, Ali Velayati, 67 anni, che è stato per 16 anni ministro degli esteri del regime.
È un personaggio molto molto fidato a Khamenei, tant'è vero che da anni, diciamo, è il primo consigliere di Khamenei sulla politica internazionale. Ma si parlava questi ultimi giorni che sarebbe ritirato per motivi di salute, ma io temo che lui è stato un attimino messo in dubbio da Khamenei. Perché in questo momento a Khamenei serve un elemento, diciamo, di punta che potesse andare a testa bassa. Si pensa che lui potrebbe non essere abbastanza duro, passa per moderato, per insomma, in questi ultimi giorni, diciamo che le sue chance sono diminuite. Altro elemento è Ghalibaf, ex sindaco di Teheran, capo di polizia di Teheran, elemento molto deciso, molto duro, già da giovane, diciamo, partecipe molto alle repressioni. Giornalisti, giornali italiani perlomeno, essendo lui governato comune di Teheran per 8 anni, lo dipingono un po', diciamo, tra coloro che hanno più popolarità. Per quanto riguarda questi personaggi, in una campagna, in un diciamo, confronto televisivo, mentre lui rinfacciava a Rouhani che praticamente tu dicevi che non bisognava dare. Stiamo parlando di un episodio del 2003. Diceva che tu avevi detto che non bisogna dare, allora Rouhani era segretario del Consiglio Suprema di Sicurezza. Diceva Rouhani, tu dicevi che non bisognava dare concesso alle manifestazioni agli studenti perché se no non possiamo controllarli eccetera eccetera, quindi tu sei responsabile, diceva Rouhani diceva no, però tu dicevi che sì, diamo diciamo autorizzazione per le manifestazioni agli studenti in modo che possiamo conoscere quelli più attivisti così possiamo arrestarli. Questi sono personaggi del regime iraniano. Ismail, ti interrompo un attimo, volevo che tu riavviassi il video perché si è bloccato. Basta che tu clicchi sull'icona e la riavvii. Io volevo farti anche una domanda, perché diciamo che un pochino per quanto riguarda la prospettiva democratica, la cosa che più può impensierire i paesi che si può dire con una certa approssimazione hanno una democrazia applicata, è quella, diciamo, di un esito elettorale che premi la destra o insomma la parte conservatrice. Allora, io ho letto un po' quella e volevo appunto da te avere una conferma e eventualmente un commento. La destra in questi ultimi mesi in Iran mi pare di aver letto appunto che sia un po' spaccata, sia un po' divisa tra una destra, diciamo, più teocratica e una destra un po' più militare. A questa seconda pare che appartenga a Ahmadinejad, che in qualche modo sembra un po' perdente su questo versante. Peraltro Ahmadinejad, ricordiamolo, anche se è uscente, è stato anche lui escluso, probabilmente perché sarebbe al terzo mandato e probabilmente credo che non sia consentito. Ecco, ma questa divisione appunto destra teocratica e destra militare è effettiva. Intanto puoi riavviare il video facendo clic sull'icona. Sì. Vedi Gianni, le categorie che usi tu, come molti giornalisti qui in Occidente, appartengono a un sistema democratico. Io veramente cerco molto di avvicinare a queste vostre analisi, no? Allora, che cos'è che differenzia un sistema democratico da un sistema dittatoriale? Allora, in un sistema democratico, no, noi possiamo partecipare, possiamo criticare,
possiamo esprimere la nostra dissidenza, come definiva Roberto Bobbio nella maniera più semplice la democrazia, no? Vediamo se in Iran, nella Repubblica Islamica, questi semplici tre elementi esistono. Attualmente in carcere ci sono 54 giornalisti in carcere, tra giornalisti e blogger in carcere, che questi qui non sono coloro che non accettano il regime iraniano, nel senso che vogliono il rovesciamento, non sono dissidenti, sono critici, ma questi si trovano in carcere. Allora, in un sistema democratico, chi vince le elezioni va al governo, chi perde va all'opposizione. Cosa significa il governo, il potere? Quest'altro si chiama l'opposizione. Allora, in Iran noi possiamo pensare una cosa simile, possiamo pensare un governante, un oppositore? Allora, all'interno del sistema, nel 2009, dove sono oggi i personaggi che hanno perso, che oggi dovevano essere all'opposizione? Parlo di Mousavi e di Karoubi. Ma qual è la loro colpa? Mentre la gente già, quello che tuttora dopo 4 anni qui passa per onda verde, no? Che in Iran è successo pochissimi giorni, no? Perché la gente, onda verde, la base superata ampiamente i loro leader, no? Ma dove sono questi? Dove sono? Che cosa hanno detto di grave? Guardate che già diciamo i primi giorni che erano più accaldati, più propensi a dire le cose, hanno criticato molto molto blandamente il regime, no? Poi man mano che siamo andati avanti hanno ritirato tutto, ok? Ma oggi dove sono? Quindi attenzione, noi nel caso dell'Iran, nel caso della Repubblica Islamica, in nessuna maniera, se vogliamo fare un'analisi seria, non possiamo dire governo e opposizione. Ora, se tu mi chiedi in Iran al vertice del regime c'è una guerra, c'è una lotta, la risposta è affermativa, sì, c'è una guerra. Ma questa guerra è ben diversa rispetto alla guerra tra il regime e il popolo. Voglio dire, in altre parole, il risultato delle lotte al vertice non ricade, non beneficia il popolo. Questa è la realtà. Però diciamo che questa lotta al vertice lo può indebolire, quindi può spaccare il regime, può creare occasionalmente degli spazi dove il popolo scende in piazza, trova diciamo spazi per esprimere diciamo la sua dissidenza, così come è accaduto per esempio nel 2009. Per cui, dopodiché, se vogliamo andare all'interno diciamo degli uomini, dei candidati, sì, possiamo divertirci a chiamare per esempio Khalifov, un militare che lui insomma sognerebbe di considerare l'Iran come una caserma con pugno con polso diciamo governare il paese, mentre Rouhani continua a usare parole vuote che farà riforme, farà addirittura, dice che in Iran non soltanto usciranno i prigionieri politici, ma lui dice che i prigionieri in Iran non ci saranno più. Forse è il caso che lo portiamo in Italia, risolviamo problemi del carcere in Italia. E queste, però sapete bene che la campagna elettorale anche in Iran, e questi usano le parole veramente senza senso. Quindi tu intendi che insomma ci sta anche lì un'ondata un po' populistica, insomma, demagogica?
Sicuramente. E intanto Ismail, riavvia il video perché non ti vediamo. Non è bloccato completamente. Ah, ok, allora niente, va bene. Proprio il... No, è bloccato. Va bene, possiamo continuare così allora. Non perdete tempo. Stavamo, diciamo, all'ondata demagogica nella campagna elettorale. Sì. Perciò quello che ma guarda che, per esempio, si parla molto di più all'estero delle elezioni, diciamo, dibattito politico che ci sarebbe tra i candidati che in Iran. Io ho molti contatti naturalmente con gli iraniani che vivono in Iran, no? La parola chiave è unica, no? Sono tutti la stessa cosa. Anche perché, ripeto ancora, questi intanto non governano nulla, perché il potere vero è nelle mani di Khamenei e i suoi uomini, che dal 2009 in poi è molto, diciamo, indebolito. Proprio per questo motivo, diciamo, le sue ingerenze in Iraq, ma soprattutto in Siria, in questi ultimi giorni, è altamente intensificato, perché in Iran ci sono elezioni che praticamente trema il regime nuovamente, perché teme, diciamo, una veramente scarsissima partecipazione popolare. Per esempio, ci sono delle notizie che il regime ha già deciso, che annuncerà che il 73% della popolazione è andata a votare. Vedete che la cifra si aggira a questa cosa, anche perché poi, insomma, il fatto che poi quando danno i numeri, molte volte il regime in passato, numeri di votanti era molto di più rispetto agli abitanti di una città. Significa che tutti esseri umani, compreso, diciamo, i loro cani e gatti, sono andati a votare. Questi, è successo più volte in Iran. Quindi i numeri che darà l'Iran è assolutamente, diciamo, falsificata. E guardate che oggi in Iran nessuno crede alle elezioni. Però, insomma, questa è la realtà. Senti, Ismail, volevo chiederti un'altra cosa. Ormai siamo un po' in chiusura perché la nostra mezz'ora sta scadendo. Ti volevo chiedere un'altra cosa. A nord dell'Iran stanno accadendo, in paesi come la Turchia e confinante quasi, insomma, la Siria, insomma, non ci sta certo una pace e una tranquillità. Sappiamo, ne abbiamo parlato anche con su Libre TV, con Shadi Amadi, delle influenze sulla Siria. Adesso anche la Turchia è in rivolta, ci sono delle rivolte di popolo, vedremo come evolvono. Ecco, volevo chiederti, poi c'è lo scenario anche di una conferenza di pace che si sta cominciando a pensare, non so se già nella fase di progettazione, come si può dire, sulla Siria, in cui l'Iran dovrebbe essere parte insieme anche alla Russia. Ecco, su questi avvenimenti internazionali, abbastanza, insomma, peraltro, appunto, anche drammatici, perché, insomma, ci sono morti, eccetera, e anche scuotimenti di sistemi di potere consolidati, in che modo, tanto se e se sì, in che modo influiscono su queste elezioni? Diciamo che intanto distinguiamo due paesi, la Turchia e la Siria. La Turchia è un paese democratico, non c'è nessuna democrazia perfetta al mondo, per cui diciamo che la Turchia ha grossissime difficoltà e problemi, però è un paese democratico. Anche se il suo premier Erdogan è un personaggio abbastanza arrogante, molte volte, diciamo, con la sua influenza infrange in qualche modo la democrazia. Però
ripeto ancora, è un paese democratico, mentre la Siria no. La Siria è un paese assolutamente dittatoriale, per cui diciamo che il presidente Assad ufficialmente governa il paese, mentre noi sappiamo molto bene che da molti mesi l'Iran, il regime iraniano, con molti miliardi di dollari, ma soprattutto con un leadership militare, sta gestendo la situazione in Siria. Noi abbiamo visto, per esempio, tra dicembre dell'anno scorso e gennaio, stavamo aspettando da un momento all'altro la caduta di Assad. Ciò non è accaduto, non soltanto non è accaduto, ma diciamo che la situazione quasi è ribaltata. Questo grazie a un energico intervento iraniano che ha fatto coinvolgere Hezbollah libanese, tant'è vero che diciamo ci sono stati più che scaramucce nel confine tra la Siria e il Libano. Per cui perfino in Siria si dice che la polizia turca ha arrestato alcuni iraniani che cercavano di fomentare la manifestazione in Turchia. Però diciamo che mentre la manifestazione oppure la guerra vera e propria in Siria ha un obiettivo, cioè il rovesciamento del regime, in Turchia le manifestazioni in qualche modo assomigliano molto, per esempio, a quelli che ci sono stati in Spagna in particolare. Loro chiedono, diciamo, hanno alcune istanze democratiche oppure alcune richieste molto precise, quindi sono molto molto diverse. Mentre in Iran la domanda, secondo me è una domanda interessante da fare, perché in Iran non ci sono, se tu dici che il regime dittatoriale, che i giornalisti, diciamo, comunque interni del regime stanno in carcere, i giornali chiudono, eccetera, eccetera. La domanda interessante, come mai in Iran non ci sono manifestazioni allora? Se non ci sono manifestazioni, non è vero che allora il regime ha popolarità? La risposta è che il regime iraniano ha instaurato un regime di controllo variegato molto molto complesso. In Iran ci sono decine di organi di controllo, di polizia, perché l'Iran, il regime iraniano, sin dagli anni 80 sa perfettamente che il popolo, la gente non lo vuole, per cui ha creato un sistema, diciamo, di repressione molto complessa per contenere la rivolta della popolazione. Però questo non lo potrà fare in eterno. Altro problema grave del regime iraniano, che il regime iraniano esiste se può esportare, diciamo, può espandersi. Il regime iraniano è in guerra con la comunità internazionale. Fino adesso diciamo che è stato bravo, la trincea ha messo in Iraq, ha messo in Siria, ha messo in Libano. Chi è che non sa che oggi il regime iraniano sta facendo la guerra contro il popolo siriano? Quindi questa è la situazione del regime. Ho capito. Beh, insomma, peraltro il fatto che non ci siano sono movimenti, io non lo do per scontato, perché può darsi pure che ci siano, ma non lo veniamo a sapere per tutti i motivi che poi in qualche modo hai elencato. E niente, io non so effettivamente il sistema, come tu dici, se è appunto così controllato, ha un sistema appunto un sistema di controllo così forte, ovviamente si ripercuoterà anche per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda ciò che veniamo a conoscere dell'Iran, che ovviamente è soltanto ciò che in qualche modo conviene al potere, al regime di far passare,
e poi vabbè ci sta tutta, diciamo, la parte clandestina, l'internet e così via, che è un pochino è un filo conduttore anche di quelle che sono state le rivolte, diciamo, in Nord Africa e così via. Peraltro la digitalizzazione in Iran so che è a un livello notevole, quindi insomma avrà un bel da fare, immagini, il regime a tenere sotto controllo un po' tutte quante queste comunicazioni tra vari movimenti, se ci sono. Importante, so che è anche abbastanza forte proprio il gruppo, diciamo, la classe degli studenti, degli universitari. Insomma, ci raccontavi tu, se non sbaglio, che si studia Pasolini in Iran. Eh sì. In Iran si studia Pasolini, conosco Moravi, hanno visto tutto il neorealismo italiano che, diciamo, che ha dato un contributo eccezionale al cinema mondiale. Effettivamente, il problema vero e primario del regime sono gli iraniani. Anche perché, nonostante le sanzioni durissime che adesso applicano nei confronti dell'Iran, posso dire con sicurezza che negli ultimi 100 anni nessun governo, nessun regime è stato aiutato così tanto come la Repubblica Islamica dal mondo occidentale. Veramente hanno fatto di tutto. Solo che i governi occidentali dimenticano che da questo regime non uscirà nulla di buono. Mi dispiace tanto che l'Italia, con il suo ministro degli esteri, dimentica che l'Iran fa parte del problema del Medio Oriente, non della sua soluzione. Questo non lo diciamo noi perché siamo oppositori, è così. Si è dimostrato. Allora, sì, diciamo un pochino a cosa ti riferisci. Allora, il ministro degli esteri Emma Bonino, penso che tu ti riferisca alle sue dichiarazioni nell'ipotesi appunto di questa conferenza di pace che si dovrebbe tenere per quanto riguarda il problema siriano, e che appunto si prevede e si spingeva, la Russia spingeva affinché l'Iran fosse anche presente. Emma Bonino ha detto che praticamente le conferenze di pace si fanno con le parti belligeranti in qualche modo, e se l'Iran è in parte appunto belligerante, nel senso fornisce, e sappiamo che è così, anche loro, anche l'Iran deve essere parte per poter poi trattare appunto, e la cosa principale appunto affermava Emma era la fine del vero e proprio sterminio che sta mettendo in campo Assad. Ecco, a queste dichiarazioni ti riferivi tu? Sì, però io penso che, per esempio, nel combattere la mafia in Sicilia non bisogna trattare con i mafiosi. Questa è una cosa talmente banale che non serve neanche dirlo. Perché, ripeto, il problema che Siria, che l'Iran è presente in Siria fa parte della sua strategia, non è che sta lì per caso. Quindi è tutt'uno. Per risolvere il problema della Siria bisogna invece appoggiare nettamente le forze democratiche siriane. Così si risolve. Soltanto in questo modo possiamo spazzare via Assad, l'Iran, Russia, Cina che sia. Guardate, per risolvere il problema noi non possiamo prendere scorciatoie, non possiamo prendere strade sbagliate. Non perché ho qualche cosa, perché su questa strada non si va da nessuna parte. Per risolvere il problema nel Medio Oriente, ma perché ancora definiamo la guerra tra sunniti e sciiti? Ma credetemi, il problema non è religioso. Io ve lo posso dire con grandissima certezza. Poche certezze che ho nella mia vita è questo. Il problema è la democrazia, è laicità. Perché? Perché sia in Iraq, in Iran prima di Khomeini, in Egitto, in Siria, in qualsiasi paese del Medio Oriente musulmano, eccetera, eccetera,
i cristiani, gli ebrei, i musulmani, i sunniti, i sciiti hanno sempre vissuto bene. Io parlo della mia esperienza personale, per cui il problema del Medio Oriente è la democrazia, non la guerra delle religioni, che ovviamente qualcuno ha interessi a fomentare. E poi ovviamente i governi occidentali, i mass media, i giornalisti, chi per ignoranza, chi per in malafede, parlano della guerra religiosa. Credetemi, non è così. Il problema è la democrazia. Perfetto, sei stato molto chiaro, Ismail. Senti, in chiusura, proprio negli ultimi minuti, un pronostico, da cosa ti aspetti da queste elezioni? Allora, quando noi in un sistema democratico, sia sentendo l'umore della gente, sia diciamo guardando il sistema politico, possiamo pronosticare sbagliando molte volte, non c'è nulla di male. Però in Iran io credo che intanto bisogna capire, allora Khamenei dice che io ho un solo voto, ok? Ma guarda caso quel voto esce dalle urne, quel voto determinerà chi uscirà. Allora, diciamo che questo voto di Khamenei dipende molto lui che cosa vuole fare sul negoziato sul nucleare. Questo determina chi uscirà dalle urne. Vuole andare spedito a uno scontro, uscirà Jalili. Attuale capo negoziatore sulla questione nucleare, lui praticamente è un Ahmadinejad, però senza avere i suoi equilibri diciamo personali, un personaggio molto devoto, molto fidato di Khamenei. Quindi se deve andare diritto diciamo a uno scontro, uscirà Jalili. Se vuole invece in qualche modo trattare, però non troppo, uscirà Qalibaf. Se veramente vuole aprire un altro varco, un altro dibattito per acquisire il tempo per arrivare alla bomba atomica, uscirà Rouhani, che secondo me, nonostante che qualche diciamo qualcuno mi dà per vincente, io credo che potrebbero passare al secondo turno tra Rouhani, Golibov e Jalili. Credo che sia molto difficile che Rouhani uscirà definitivamente, perché anche al regime farebbe molto comodo che viene qualcuno, diciamo un cicisteo, che comincia a dire le cose per ingannare un po' il popolo, un po' l'Occidente, per prendere il tempo. Ma credo che questa volta il regime non reggerà. Credo che è molto più probabile uno tra Jalili e Qalibaf. Mi sono speso più del necessario, però dipende molto molto dai progetti di Khamenei. Scordiamoci che il voto popolare conti purché minima. Ho capito. Grazie allora Ismail. Seguiremo ovviamente queste elezioni come potremo, ovviamente. E poi avremo poi ovviamente ci ritaglieremo un momento anche per commentare i risultati. Allora io ti ringrazio, non mi resta che ringraziarti e salutare tutti quelli che ci hanno seguito e che ci seguiranno ovviamente in registrata. Spero e invito anche Ismail a far girare questo video appena sarà in rete, perché secondo me è una cosa. Poi peraltro non se ne parla molto di elezioni in Iran, siamo presi da una serie di cose italiane e italiote. E quindi insomma cerchiamo di fare informazione anche in questo modo, abbiamo questa ambizione. Grazie ancora Ismail, ti saluto e restituisco la linea alla regia, che è di Donato Volpicella, ringrazio anche lui. Grazie ancora. Grazie a tutti.